Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, ho appena caricato un videoblog e questa volta devo registrare un altro video. Allora, avevo di nuovo voglia di registrare un altro video di prodotti finiti, beauty e casa. Allora, la busta in questione è questa qua. E perdonate per la luce, ma la luce è questa. La luce la devo accendere perché non si vede una mazza, ma se apro la finestra si sente un fracasso, quindi un chiasso incredibile, quindi niente, mi dovete prendere per quello che è. Allora, dunque, questa è la busta, dentro c'è un sacco di prodotti che ovviamente uno le vedete spontanee. Comincio da quello della casa è questo Maxilla Dexal dell'Eurospin, molto buono. Aspettate, perché qua non vedo granché. Allora, ok, dunque aspettate un attimo. Ok, bene, no, non fa, vabbè, raga, che vi devo dire, un po' di luce già si vede. Allora, questo è della Dexal e mi piace da matti. Quindi, l'altro giorno stavo dicendo che non mi faceva impazzire. Non è che non mi fa impazzire, ma più che altro è l'odore che è un po' fortino per me. Sì, è abbastanza forte, però quando andate a lavare i panni lascia una profumazione e una pulizia incredibile. Leva tutto quanto, anche le macchie. Se le lasciate al sole, voi strafinate, poi le lasciate al sole, top. Leva tutte le macchie possibili e immaginabili. Non so se toglie pure anche la ruggine, ma non credo, solo macchie di sugo, macchie di cioccolato e altri tipi di macchie che adesso non mi vengono a mente, però quello è. Questa è la Dexal, ve lo consiglio se vi piace. Poi, altro detersivo per i panni. Allora, nuova formula concentrata, incontri avvolgenti, vabbè, chi se ne frega. ammorbidente, sì, olio balsamico, sì, e profumo di vaniglia Dexal 750 ml. Allora, questo è il, come devo dire, l'ammorbidente, che ha una profumazione allucinante, buonissima, wow, straordinaria, e ve la consiglio perché è dura, non dura tantissimo, non è di quelle che lascia un profumo chissà che, però anche se non dura tantissimo, un pochettino resta, su quel poco che deve restare resta sul... sugli indumenti, e quindi ve la consiglio. Mi sa che io devo aprire la finestra perché vedo che non si vede una mazza. Aspettate, ecco, adesso si vede meglio. Devo parlare un po' piano perché altrimenti non si sente niente. Allora, poi cos'altro c'è? Come bagno schiuma ho terminato questo, con prodotto per l'igiene della persona, ho terminato questo della Vidal, bagno doccia camellia e ambra, body wash, ed è questa, e mi piace da morire, quindi nulla, promozione, wow, buonissima. Dunque, e questa qua, non so cosa si vedrà mai, ma la luce è questa. Ho provato anche la finestra, ragazzi, non ci posso fare niente, ma vabbè. Poi questo secca le mani e non so se consigliarvelo o meno perché sì. Allora, è addolcente alla vaniglia, senza paraveni, sì, sapone liquido e dermo testato, però sembrava che all'inizio non mi seccasse le mani, la cute delle mani, ma secondo me vabbè. Allora, questo ce n'è 300 ml di prodotto per un paio di 18 mesi, ecco qua. Mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire perché, ribadisco, mi ha seccato un po' le mani, quindi vabbè. Poi,
Come dentifricio ho terminato e l'ho ricominciato da capo, ovvero l'ho ricomprato, il Colgate, tripla azione, eccolo qua, top, mi è piaciuto davvero tanto. Poi, che tra l'altro è una confezione così piccola, come potete bene capire da quello che vi sto descrivendo io. Allora, poi, solvente per unghie e fiori di magnolia, 125 ml. Anche questo ho preso l'Eurospin, fa un odore allucinante, ma chi se ne frega, però toglie abbastanza bene lo smalto, rimuove, anzi. Poi, come crema presa in farmacia, ho preso il Vichy Lift Supreme, questo qua, che tra l'altro, wow, perché fa una pelle effetto glow, veramente, wow. E quindi, niente, che dire, l'ho finita, quindi non so come ho fatto a finirla tutta, si vede che davvero mi è piaciuta. Poi, altro ho terminato, il detergente intimo, igiene intimo, appunto, protezione delicata alla malva, fior di magnolia, sì, anche questo ho preso all'Eurospin, è veramente top, perché cioè, da quelle parti sono delicata, quindi no comment, però mi è piaciuto lo stesso. Questi capelli non vogliono stare in nessun modo, ma lasciamo stare. E ve lo consiglio? Sì, basta che ne mettete un goccino, perché altrimenti vi arriva a ritare la zona, non mi sembra il caso. Comunque ragazze, questo è finito, tutto questo ambrato anche dentro la borsa è finita e non c'è più niente, come potete ben vedere, ecco qua, tutto bello che è finito. E niente, questo è quanto. Se vi è piaciuto il video, spolliciate. E scusate, stavo guardando una notifica che mi è arrivata da Instagram. Se vi è piaciuto il video, appunto, mettete un like. E perché no, se vi va, commentate sotto questo video. Perché a breve prima pubblico quello vlog che ho registrato stamani, pezzo per pezzo. E poi, non so, forse o stasera, domani, pubblico l'altro, ovvero questo dei prodotti finiti, beauty e casa, ok? Bacio. E vi raccomando, seguitemi su Instagram, vi metterò tutti gli info, i link dei contatti social nell'info box. Ciao, a presto.